Ciao a tutti, questa è la seconda parte del video sugli ultimi acquisti Wycon, ultimi acquisti proprio del 28 agosto. Vediamo un po' se riesco ad aggiustare la videocamera. Ok, così è molto meglio. Sì, allora sembra di sì. In questo video vi faccio vedere i 5 smalti nuovi che ho comprato dalla Wycon. Intanto iniziamo dalla merda della merda, poi della linea e-color, questo qui, e diciamo un arancione un po' strano. Ho preso lo 03, che è questo qua, e il risultato con una passata è questo qua. Come vedete ci sono le striature. Adesso facciamo la seconda passata. E questo è il risultato della seconda passata. Come vedete è già molto, molto meglio. Diciamo che già la seconda passata va bene. Se volete potete fare anche una terza. Poi lo smalto migliore che ho comprato fra questi dello Wycon e questo della collezione Chicago Symphony, ed è il numero 05. E questo è il risultato con una sola passata, quindi veramente un bellissimo risultato. Questo smalto si assomiglia agli smalti olografici della pupa. Devo mettere, mi piace molto questo qua. Poi, altri due smalti che mi sono piaciuti un sacco, diciamo sia come colori, sia come effetto, che diciamo non sono proprio matte, sono un semi matte. Questo qua. Smalto per unghie New Chrome, effetto cromato, il 424, questo qua. Ok, si vede qualche striatura, però già volendo potrebbe andare così. Io comunque farò la seconda. E questo è il risultato con la seconda passata, come vedete molto meglio, anche se già prima comunque era un buon colore. Poi ho preso questo, sempre della linea New Chrome, è il 428, e il risultato con una passata è questo qua. Anche di questo faccio una seconda passata, così vediamo. E questo è il risultato con la seconda passata, diciamo, a parte questa cosa, diciamo questo smalto che non è segnato, che si usa solo per unghie finte, è segnato solo sulla boccettina, non sull'espositore. A parte questo, la roba mi piace, non è che non mi piaccia, però diciamo non mi piace questo fatto di non essere sinceri. E con questo vi saluto, ciao a tutti.